L'ambiente si comincia a scaldare, arrivano sulla bocca di tutti le prime notizie su quanto ci sarà presentato il prossimo giugno, quando sarà il momento di andare alle urne. Eccole qua le notizie sui candidati sindaco. Accanto a Bravi e Pepa arriva adesso Fiordomo. Tra Bravi e Pepa arriva Fiordomo, sì, è normale, perché Pepa rappresenta la destra politica, Bravi rappresenta la sinistra politica, Fiordomo rappresenta un progetto civico che, indipendentemente da destra e sinistra, cerca di fare esclusivamente le cose che mancano alla città dei recanati, che possano rendere la vita più facile ai cittadini recanatesi. Fiordomo sempre in campo allora, scade da assessore ai lavori pubblici e punta adesso a rifare il sindaco della città. Fiordomo ritorna in campo perché c'è stato sempre in campo, in realtà. Le ultime cose belle e buone che sono state fatte a Recanati le ha fatte il sindaco Fiordomo. E intorno adesso ritorna con un progetto civico, con delle persone che hanno anche un'esperienza importante politica locale e che quindi hanno quella conoscenza di dove trovare le risorse per realizzare tutte le cose che andranno realizzate. E in questo contesto, chiuso il cerchio dei candidati con la candidatura di Fiordomo, il ruolo della Civica Recanati. La Civica Recanati è una lista civica storica che si è presentata da tanti anni, ha al suo interno persone volenterose che sanno che certe cose devono essere fatte prima che sia troppo tardi e quindi darà il suo grande contributo alla coalizione e il supporto tutto necessario a Francesco Fiordomo. Civica Recanati quindi con Fiordomo per favorire un governo della città nell'interesse dei cittadini amministrati. Tante belle parole che poi eventualmente bisognerà tradurre in fatti concreti.